Salve a tutti gli amici di RadioDelCavo.it, siamo nelle campagne di Tigiano e siamo con Daniele che ha fatto una scoperta sensazionale. Che è successo? Perché ci hai chiamato, Daniele? Innanzitutto, 2 mesi fa ho trattato con una formula biologica il terreno. Dopo 2 mesi, appunto, con delle ricerche fatte a livello europeo, se era possibile usare prodotti chimici al tronco dell'albero per ammazzare la sputacchina, per uccidere la sputacchina, appunto il parassita principale che porta che funziona da vettore per il batterio, sono riuscito ad ucciderla. Beh, se sei riuscito ad ucciderla ci potresti stare anche il cadavere, ma scusate l'espressione. Sì, anche perché la questione principale, vediamo l'albero che è ricoperto da cielo, ma proprio per evidenziare proprio la sputacchina. Oltre alla questione sputacchina, risolvendo il problema della sputacchina, sappiamo bene che isolando il batterio si può combattere il batterio e si può salvare l'albero di olivo. Ok, allora ci fai vedere un po'. Sì. Cosa stiamo inquadrando adesso? Cosa stiamo vedendo adesso, Daniele? Adesso stiamo vedendo appunto la sputacchina che è uscita da sotto la corteccia dell'albero ed è completamente morta. Il processo praticamente mi comporta appunto nell'isolare l'albero dalla sputacchina, come avevo detto prima, che è l'insetto vettore principale del batterio, in quanto isolando il batterio all'olivo si risolve il problema della Xylella. Una volta che sei riuscito a isolare il batterio dalla sputacchina con procedimenti che magari poi approfondiremo con interviste successive, anche perché sei ancora sotto foro, sotto sperimentazione, nella cura dell'albero ci si ferma qui o bisogna andare ancora avanti? Bisogna andare ancora avanti, in quanto la sputacchina, essendo un insetto di 4 mm, riesce a fare 400, fino a 400 uova. Significa che a primavera il procedimento si deve rifare, in quanto le larve della sputacchina devono essere distrutte. Perciò la soluzione deve continuare da adesso che siamo a luglio fino a primavera. Va benissimo. Allora Daniele, questo è un risultato molto sorprendente. Come stai procedendo comunque con la sperimentazione? No, avendo avuto degli ottimi risultati con la sperimentazione, sta andando tutto bene, è andato tutto bene. Non me l'aspettavo, ne ero sicuro, però non me l'aspettavo più di tanto. Pensavo che ci volevano 3-4 giorni per avere gli effetti sulla pianta, invece li ho avuti subito in 5 minuti. Va bene Daniele, ora abbiamo fatto giusto un flash per vedere questo risultato, anche perché la sputacchina rischiamo di non vederla proprio. Ovviamente ci aggiorniamo per ulteriori comunicazioni, perché noi di Radio del Capo diamo voce a chi dà soluzioni per questo problema. Okay. Grazie Daniele, vi salutiamo tutti dalle campagne di Tigiano e alla prossima. Grazie a tutti.